Ciao a tutte ragazze e ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come da titolo, vi farò vedere i prodotti che utilizzo per la mia skincare routine, che è un argomento che mi viene richiesto tantissimo. Quindi oggi vi farò vedere un po' tutti i prodottini che utilizzo per la mia pelle. Non ero proprio convinta a fare questo video adesso perché, diciamo, non è proprio il periodo ideale questo natalizio per andare a parlare proprio di skincare. Però ho detto perché no, è comunque un argomento che mi avete richiesto tantissimo, quindi alla fine, anyway, non è che c'è un periodo specifico. L'unica cosa avrei voluto farvi vedere la mia pelle un po' più al naturale, nel senso con un trucco più leggero, però sapete, no, come funzionano queste cose. Uno comincia dicendo sì, ok, oggi farò qualcosa di leggero, giusto un po' di rossetto, giusto un po' di viola, giusto una puntina di colore lì, giusto una puntina di colore di là e sono una stella cometa. Tra l'altro ho messo questi orecchini molto poco appariscenti, molto poco natalizi, e ho fatto le treccine che sono la mia acconciatura per eccellenza in quarantena, per il semplice fatto che ho molto più tempo per stare dietro i capelli e quindi in quarantena mi sbizzarrisco molto più di quanto faccia in realtà. Allora, voi dovete sapere che la mia è una pelle grassa. Sicuramente era molto difficile starci dietro quando ero adolescente, avere questa pelle acneica, super problematica, che produceva un sacco di sebo. In realtà ho scoperto che avere la pelle grassa è bellissimo perché è come avere una pelle che si idrata da sola, si nutre da sola, e anche nei periodi peggiori, tipo questo dell'inverno, la pelle non ha bisogno quasi di nessuna cura. So che molte ragazze non saranno d'accordo con questo perché io stessa sono della fascia di pensiero che bisogna curare tanto la pelle. Però dipende anche dal tipo di pelle. Per esempio, io e mia mamma abbiamo un tipo di pelle molto elastica, molto idratata, liscia, morbida. Io, per dirvi, non ho mai, mai, mai avuto problemi di pelle secca su tutto il corpo, gomiti screpolati, piedi screpolati, mai, 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 mai. Un po' come le mie labbra che compro giusto un burro cacao all'anno, ma tanto perché è difficile che io abbia tutte le labbra piene di pellicine, e lo so che tante mi starete invidiando, ma fidatevi, ho tanti altri difetti. Quindi vi faccio vedere intanto una maschera viso che ho fatto da poco, però io vi dico, ragazze, io non impazzisco per le maschere viso. Se ci fate caso, in generale, anche qui sul mio canale, non trovate tantissimi video riguardanti la skincare, proprio per questo motivo. Che io non utilizzo tantissimi prodotti per la skincare, sia perché ho una pelle che è molto luminosa, molto idratata di suo, cioè io ho una pelle veramente, ve lo giuro, giusto, giusto un po' secca in questa parte qua, ma poi per il resto è sanissima in tutti i periodi dell'anno. Quindi non amo perdere tempo a fare maschere che quando vado ad utilizzarle vedo che la differenza è praticamente nulla. Però vi dico che in questo periodo, dove ovviamente a parte tutto mi annoio, ho sperimentato un po' questa maschera viso e qualche altra maschera viso, ma in particolar modo vi parlo di questa maschera qua perché mi è piaciuta parecchio. Questa è una marca che non conoscevo, Love and Beauty and Planet. E è una maschera vegan. È stata cancellata la percentuale, ma mi pare fosse al 91% di origine naturale. Ed è una di quelle maschere in tessuto, perché io non amo le maschere che vanno a impastricciare tutto quanto il viso, poi quindi anche proprio con i prodotti per la detersione ci vado proprio cauta perché non voglio sovrastare la mia pelle e creare poi imperfezioni ulteriori oppure ritrovarmi una pelle più grassa di quello che ho. Quindi io con questa maschera mi sono trovata molto molto bene. A parte il fatto che ha un profumo, ragazzi, un profumo paradisiaco, un profumo paradisiaco. È una maschera alle rose, questa si chiama proprio Blooming Radiance ed è una maschera appunto illuminante. Vedete subito l'effetto appena la risciacquate via di questa pelle molto luminosa che, come potete vedere, non mi piace affatto l'illuminante, proprio zero. E mi piace veramente veramente tanto da tutti i punti di vista. Sicuramente se avete la pelle secca non vi so dire se sia abbastanza nutriente per voi, però vi posso dire che la mia pelle se l'è letteralmente bevuta e non mi ha causato né imperfezioni ulteriori né mi ha ingrassato la pelle, quindi sicuramente per pelli miste grasse è una maschera fantastica. Però
Però io ve la consiglio anche se avete la pelle secca o delicata, perché secondo me comunque un bel boost di luminosità male non fa, e questa la potete trovare anche al supermercato, ma come al solito trovate tutti i prodotti di cui vi parlo sotto nell'info box. Poi vi parlo dell'acqua micellare, che ormai sono anni che utilizzo, però io ve la faccio vedere perché cavallo di battaglia non si cambia, ed è questa qui che ho comprato, ricomprato, stracomprato anche nella versione mini da viaggio, che è questa di Garnier Skin Active ad alta tollerabilità per tutto quanto, quindi viso, occhi e labbra, senza profumo, ipoallergenico, e l'amo veramente, perché questa è un'acqua micellare che si può utilizzare senza risciacquo, quindi anche se nelle occasioni di emergenza vi trovate in macchina, vi trovate fuori casa, siete stanchissime, la potete utilizzare anche senza risciacquo, anche se io vi consiglio sempre di risciacquare tutto. E vi dico, io mi ci trovo veramente benissimo anche in questo periodo dove vado a fare il check-up nel giorno dopo per vedere se ho struccato bene tutto. Quando vado a mettere la mascherina, io controllo sempre che all'interno la mascherina sia pulita, perché se sono rimasti dei residui di trucco sulla pelle, sulla mascherina, soprattutto se avete proprio quelle bianche FFP2, si vede tantissimo i residui che va a lasciare il trucco, quindi io non ho mai questo problema grazie all'acqua micellare, chiaramente uno struccaggio profondo, quindi io ve la consiglio tantissimo, magari anche come detergente viso, la trovo molto delicata, chiaramente in funzione della mia pelle, che non è una pelle estremamente delicata o screpolata. Magari se avete la pelle secca, affidatevi sempre a una di queste acque micellari, però acquistate quella specifica con all'interno degli oli, che vi fa fare anche una bella azione idratante per il viso. Sempre come struccante vi parlo invece delle salviette, che io non amo, non ho mai amato granché le salviette struccanti, però chiaramente se devo struccare poco o sempre per il solito motivo, se mi trovo fuori casa, vi do ragione sul fatto che adesso non si può uscire quasi per niente, quindi cosa ve lo dico a fare, che è un prodotto che si può utilizzare fuori casa, però essendo stata sempre abituata a dormire fuori casa, sono sempre stata molto poco a casa mia, non perché io facessi chissà questi grandi viaggi, però ho sempre dormito fuori casa, ormai sono diventata esperta anche sul trucco da portare fuori casa e lo struccaggio, quindi veramente potrei parlarne all'infinito. Però in generale, comunque sia, se vi capita di dormire fuori casa, utilizzare le salviette struccanti per uno struccaggio un po' più lieve, io vi consiglio queste qua, che sono della marca Vivi Verde Coop, sono per pelli delicate con estratto di melissa ed estratto di fiordaliso, provenienti ovviamente da agricoltura biologica. Sono salviette molto delicate, imbevute, quindi non sono salviette che appena aprite la confezione vi ritrovate la salvietta asciutta, cosa che io non sopporto. Però vi ripeto, sono più una soluzione da utilizzare fuori casa, perché da utilizzare dentro casa io le salviette non ve le consiglio mai, perché non sono l'ideale, lasciano sempre qualche residuo, anche quando vi sembra di aver tolto tutto il trucco, qualcosa resta sempre, quindi questa è sempre una soluzione non proprio totale, però io queste ve le consiglio veramente tanto tanto tanto. E poi finalmente vi parlo delle creme viso, che sono un argomento anche questo di cui io non vado proprio matta, nel senso non sono una di quelle che idrata 100 volte al giorno la pelle, soprattutto il contorno occhi. Io sono sincera, non lo vado a curare tantissimo, perché potete vedere be bene anche da sole in telecamera, vi posso assicurare che anche dal vivo è così. Ho un contorno occhi, per fortuna, di madre natura, veramente molto molto idratato. Sicuramente dai 25-26 anni in poi andrò a dare un bel boost e tutto quanto, ma vi assicuro che io non soffro quasi per niente di occhiaie, rughette, lati degli occhi, zero, niente. Infatti io solitamente vado ad utilizzare principalmente, lo vedete anche dai miei tutorial, giusto pochissimo correttore per correggere giusto le discromie, e poi solitamente vado solo a mettere correttore illuminante, perché non ho queste grandi occhiaie o pelle secca e quant'altro. Ma vi consiglio fortemente, se voi avete la pelle molto secca, di curare tantissimo il contorno occhi, perché è il primo a rovinarsi. Già da quando avete 28-30 anni si vedono subito le prime rughette, e ve lo dico da truccatrice, perché appunto truccando tante persone
vedo subito quando una pelle è di natura secca e si vanno a creare subito queste prime rughe e chiaramente se non ci si fanno anni e anni di cure, sì, purtroppo si incorre veramente tanto ad avere un sacco di rughette, poi magari si può avere la fortuna mia, quindi non andare a mettere chissà cosa sul viso e ritrovarsi comunque una bella pelle. Per esempio mia madre, che adesso ha più di 50 anni, non ha mai utilizzato creme viso di nessun tipo, nemmeno contorno occhi, e vi assicuro che dimostra 10 anni di meno proprio a livello di pelle. Quindi chiaramente quella è genetica. Quindi adesso vi faccio vedere quelle che sono le mie maschere viso che ho utilizzato fino ad oggi. Allora, vi faccio vedere innanzitutto quella che ho utilizzato per diversi mesi, che è questa, che in realtà posso consigliarvela anche se avete la pelle estremamente secca, perché è studiata per pelli secche o delicate. Io ve la faccio vedere così almeno capite anche la consistenza sulla mano, se riuscirete a capire. Prendiamone un pochino di più. È una crema molto profumata, ha lampone e mirtillo, questa è di Bottega Verde, spero si possa vedere, ed è una crema che si assorbe subito molto impalpabile e sottile. Questa mi è stata regalata, altrimenti io non l'avrei mai comprata per pelli delicate o secche, vi dico la verità, perché ovviamente non è, come vi ho detto, la mia tipologia di pelle. Però vi dico, è una crema che mi ha sorpreso tantissimo perché è molto delicata, si sente che è comunque un po' pastosa la formulazione perché chiaramente è fortemente nutriente ed idratante, però non appesantisce la pelle, quindi se ve lo dico io che ho la pelle grassa potete utilizzarla sia se avete la pelle mista, se l'avete secca, e sia se l'avete grassa. E questa mi è piaciuta tantissimo, l'odore è veramente buono, questa lampone e mirtillo di Bottega Verde. Poi un'altra crema, questa l'ho utilizzata principalmente in estate, questa tra l'altro non ci facevo molto affidamento anche perché è piccolissima, guardate, più piccola della mia mano e fidatevi, ho le mani piccolissime. Questa si chiama Elixir de Jeunesse di Yves Rocher e l'ho comprata d'estate perché appunto cercavo una crema viso che non avesse un cattivissimo inci e che avesse un FPS all'interno in modo da proteggere la pelle del mio viso dai raggi solari, perché ovviamente si rovina anche la pelle di chi geneticamente ce l'ha comunque idratata, questo non significa che non la devo proteggere dai raggi solari. E questa l'ho acquistata con FPS 30 ed è una crema anti-inquinamento, riparazione. Anche la consistenza di questa crema non è assolutamente grassa, altrimenti non avrei potuto utilizzarla. L'unica cosa che non mi fa impazzire di questa crema, come vi ho detto, sono le quantità, perché appunto è un 30 ml, ce n'è veramente pochissima, però secondo me d'estate è veramente funzionale. E nonostante tutto, comunque è veramente facile anche da trasportare, anche semplicemente in borsetta se la volete portare al mare, veramente molto molto comoda, anche se ve ne sto parlando adesso che è dicembre, però questa la potete utilizzare in realtà in qualsiasi periodo dell'anno, soprattutto se avete una pelle piuttosto matura. Questa è proprio Elixir de Jeunesse, la linea di Yves Rocher creata apposta per le pelli mature, quindi comunque ve la consiglio perché è una crema molto molto buona per tutti i tipi di pelle. Adesso invece vi parlo di due creme, in particolar modo quella che sto utilizzando in questo periodo. E vi parlo prima di una crema che non mi ha fatto impazzire, poi vi parlo della mia crema preferita, che è quella che appunto sto utilizzando adesso. La crema che non mi ha fatto impazzire è questa, sempre di Vivi Verde Coop. Questa è la crema viso gel idratante. Questa è per pelli normali e miste, quindi non specifica per pelli grasse, però non è nemmeno per pelli secche. Diciamo che è per tutti i tipi di pelle, secondo me. È una crema che più che crema, come dice la parola, è un gel. Speriamo che si veda, ecco, forse riuscirete a vedere in controluce, che è più un gel bianchiccio. Non mi piace il fatto che mi lasci la pelle fresca. Avete presente proprio quella sensazione di freddo sulla pelle? Però so che a molte persone piace, quindi se vi piace questo effetto, acquistatela. Perché è proprio una di quelle creme che vi lascia il viso fresco come se l'aveste appena lavato con acqua fredda. E però più che una crema è un gel. Non so se riuscirete a vedere, però appunto la pelle rimane
bagnata per almeno 5 minuti prima che venga assorbita completamente dal viso ed è appunto più un gel rinfrescante barra idratante piuttosto che una crema fortemente nutriente. Ve la consiglio molto comunque per l'INCI, non mi piace l'odore perché ha un po' l'odore della gomma mista a fruttato, quindi la frutta mi piace molto, gli odori di frutta nei prodotti mi piacciono tantissimo perché mi ricordano gli shampoo, quindi è buonissimo comunque come odore di base, però il problema è che sa veramente tantissimo di gomma, veramente secondo me la gomma, la plastica si sente tanto, però l'INCI è ottimo, quindi comunque mi sento di consigliarvela perché sicuramente è una crema che non promette e basta, ma fa anche il suo dovere. Però magari se come me siete persone molto freddolose che non amano l'effetto freddo sulla pelle, ve la consiglio magari un po' più nel periodo estivo, no? Che non proprio nel periodo invernale dove si muore di freddo. Infatti io sono una di quelle che vorrebbe fare i video anche in inverno con tutti i vestitini, con le maniche corte. Io vedo un sacco di youtuber con queste maniche corte, io invece col maglione ho freddo lo stesso perché sono veramente la persona più freddolosa che voi possiate mai conoscere, ve lo posso assicurare. E da ultimo, finalmente vi faccio vedere la crema viso che io amo alla follia, che vi dicevo appunto essere la mia preferita del periodo e non solo, ed è questa di Nivea. In realtà da così non si vede niente perché il barattolino è tutto bianco e ve lo faccio vedere infatti dalla scatola che ho conservato, perché di solito butto tutto, che si chiama Naturally Good. Questa crema giorno idratante con aloe vera bio, al 99% di origine naturale, l'1% c'è scritto degli ingredienti e per la sicurezza della formula, chiaramente saranno giusto conservanti, profumazioni per rendere il prodotto più performante, però ragazze comunque è un prodotto praticamente biologico. Sapete che io prediligo i prodotti biologici sia per quanto riguarda il make-up, soprattutto la skincare e i prodotti per i capelli in generale. Però ragazze, i prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, in particolar modo, sono proprio una fissa, diciamo, per me, perché non perché io creda che i prodotti siliconici vadano a rovinare chissà come la pelle, ma perché credo che nel 2020, se abbiamo l'opportunità di trovare prodotti con buon INCI allo stesso prezzo dei prodotti che non hanno un buon INCI, perché comprare prodotti con i siliconi all'interno, soprattutto per quanto riguarda la skincare, quindi prodotti che vengono assorbiti dalla pelle. Quindi vi parlo di questa crema da giorno che mi piace tantissimo, in realtà la uso anche la sera prima di andare a dormire, quando sento che magari ho una pelle che non dico che tira perché non mi capita mai, però quando sento che ho una pelle piuttosto provata perché magari mi alzo presto per andare al lavoro, esco già alle 6:30 del mattino quando è ancora buio e si muore di freddo, allora ci tengo magari prima di andare a dormire a mettere una puntina di crema su tutto il viso, giusto perché la voglio comunque idratare e proteggere, come vi dicevo prima. Questa è una crema, adesso avrò la mano che mi profumerà di milioni di profumi, non so se riuscirete a vederla, però è una crema bianca, semplicissima, ed ha il classico odore di crema viso, né più né meno, infatti a me piace un sacco perché nonostante sia una crema appunto con un INCI ottimo, ha l'odore classico delle creme viso. Sì, direi proprio l'odore classico, fiorito, molto femminile, infatti mi piace tantissimo anche proprio l'odore che mi lascia durante il giorno sul viso ed è appunto una crema studiata prettamente per le pelli da normali a miste, quindi non va ad ingrassare la pelle e quando ce l'ho sul viso la sento giusto quando l'ho applicata, però dopo poco neanche la sento più, quindi non mi va ad ingrassare il viso, non mi dà fastidio, che per me è una cosa fondamentale ed è sicuramente il mio prodotto top per la skincare di cui io mi sento di parlarvi oggi in questo video. Quindi anche il video di oggi è terminato, spero sia stato di vostro gradimento, nonostante appunto io sia tutta così natalizia e magari sarebbe stato forse
più idoneo fare un video specifico sul Natale, del regalo per Natale, magari anche last minute, qualcosa del genere, anche perché quest'anno ho fatto un sacco di regali a tutti i miei amici, perché mai come quest'anno ho avuto così tanti amici. Magari avrei potuto darvi un sacco di spunti, però visto che me lo stavate chiedendo da tanto, ho preferito registrare questa tipologia di video. Fatemi comunque sapere, come al solito, sotto nei commenti quale tipologia di video vorreste vedere e lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile. Io come sempre vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video.